andate a presentarvi ai sacerdoti. Questa è la parola di Gesù che così iniziava la guarigione dei 10 lebbrosi venuti a supplicarlo. È il brano del Vangelo di questa 28ª domenica del tempo ordinario. Quando Gesù vide questi 10 ammalati e separati dalla società, manifestò la sua misericordia e li inviò verso i sacerdoti per il loro inserimento nella comunità dalla quale erano stati esclusi a causa della loro malattia. Sulla strada tutti furono guariti. 9 si preoccuparono di se stessi, di essere legalmente puri, e proseguirono. Invece uno di loro lasciò da parte la legge e tornò indietro per esprimere la sua gratitudine a chi l'aveva guarito. Il miracolo gli aprì gli occhi per percepire e riconoscere la persona di Cristo, il Messia. Il suo cammino di ringraziamento gli concesse, oltre che la guarigione, la salvezza. «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato», gli disse Gesù. Carissimi, attraverso questo episodio dei 9 lebbrosi guariti del solo samaritano salvato, Gesù ci insegna le tappe di una fede che cresce. Anzitutto, la fede nasce da un bisogno, da un'attesa. I lebbrosi si aspettavano con una certa fede che Gesù potesse fare qualcosa per loro gridando verso di lui. Poi la fede passa per la prova della fiducia cieca, totale, senza garanzia. Infatti, fidandosi ciecamente alla parola di Gesù, i 10 lebbrosi sono andati verso i sacerdoti senza sapere ciò che sarebbe successo. Una terza tappa della fede conduce all'esaudimento del bisogno della domanda. Nel nostro episodio è la guarigione dei 10 lebbrosi. Infine, l'ultima tappa della fede è la guarigione. L'azione di grazia per questo dono di fede. Ed è a questo punto che la fede fa godere della salvezza. Quindi, solo il samaritano ha superato questa tappa della fede, cioè essere riconoscenti a Dio per le sue opere buone e ottenere la salvezza dopo la guarigione. Cari fratelli e sorelle, chiediamoci, a quale tappa si trova la nostra fede? Siamo consapevoli delle azioni di Dio nella nostra vita per renderle grazie, oppure ci accontentiamo di essere cristiani solo perché presenti alla messa della domenica? Il mese missionario è l'opportunità di rendere grazie a Dio per la fede ricevuta dalla missione di tanti messaggeri del Vangelo e di tanti testimoni. È l'occasione di manifestare di più la nostra riconoscenza tramite azioni di grazia, azioni di carità e di fraternità. Vivendo così anche noi come il lebbroso samaritano, saremo più inventivi per incontrare la persona di Cristo nel nostro fratello, nella nostra sorella. La salvezza sarà il premio per ciascuno di noi.